Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Non è più una indiscrezione, dopo la rottura dopo 5 anni di relazione con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro sta frequentando il baldo ballerino di Ballando con le Stelle Stefano Radei. Il suo ex compagno intanto ha dato la sua versione online. Da lì critiche dagli hater per lei che ha voluto ribellarsi e replicare. Non si tratta di parole al vento, come spesso ritiene chi scarica superficialmente la sua rabbia in rete. Al di là di un personaggio pubblico, ovvio, c'è un essere umano con le sue fragilità e Manila Nazzaro ormai è provata da quando le viene scritto ogni giorno. Dopo le rivelazioni di Lorenzo Amoruso è lei a parlarne. Su alcuni commenti riportati nelle ultime ore anche da una amica dell'ex protagonista del GF VIP 6, come di Temptation Island 2020 e vari altri format televisivi, si leggono teorie davvero assurde quanto spietate sul suo conto. Vittima perenne, non ti crede più nessuno, sei indifendibile, curiosità, l'appartamento che avevate comprato, ristrutturato, arredato, che fine ha fatto? Lorenzo è tornato a casa sua in Toscana, ma ci avrà investito soldi? Solamente alcuni dei dolcissimi pensieri depositati sotto i post della Foggiana. Sono giorni leggo commenti così. Vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti, i sentimenti, il rispetto sono altro. Tutto ciò perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata e ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne, abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa, ha esordito Manila Nazzaro. Una lezione importante quella dell'ex Geffino. Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo, siamo noi per prime a non comprendere le altre. E ora, se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare ed essere felice, fatelo pure. Ma sappiate che a perdere saremo sempre solo noi, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felice e fiere della nostra forza, ha concluso. I fan l'hanno acclamata e sostenuta. C'è chi si è esposto contro gli hater, che l'hanno attaccata per la fine con Lorenzo Amoruso, forza, non ti curar di loro, tu e Stefano Radei siete una bomba, ignorali. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.